Dopo Ford Ranger Raptor, l'alter ego europeo dell'F-150, icona tra i pick-up USA, il marchio americano prosegue la scalata al vecchio continente a colpi di taglie extra large. È la volta di Explorer, una SUV estremamente voluminosa, iperperformante e per le abitudini italiane decisamente fuori misura. Se prima i colossi della strada, usuali in America, erano visti come destinati al fallimento sulle nostre strade, oggi la strategia sembra cambiata e Ford punta su di loro per ridare lustro al marchio. Almeno questa è l'impressione di Safe Drive, visto che vetture del genere non possono certo ambire a elevare i numeri di vendita. La cosa certa è che Explorer è oggi sui listini italiani e noi ne abbiamo subito approfittato per salire a bordo e mettere alla prova un mezzo che promette tanto divertimento e che non passa certo inosservato. I dati anagrafici di Explorer ci dicono che è lungo 505 cm e largo ben 200. Ospita 7 passeggeri su 3 file. È disponibile solo nella versione plug-in hybrid e naturalmente è full optional, con tutto quello che Ford può offrire. Le batterie di Explorer si possono ricaricare attraverso la rete elettrica con tempi particolarmente contenuti, soprattutto in considerazione della elevata capacità degli accumulatori. Occorrono 5 ore e 50 minuti per una ricarica completa, che scendono a 4 ore e 20 se collegati a una wallbox a parete o colonnina pubblica. Il motore termico è un benzina turbo da 6 cilindri di 3 litri, con 350 cavalli di potenza. Adesso è affiancato un elettrico davvero poderoso da 100 cavalli, che trova posto tra il 3 e il cambio a 10 rapporti. A conti fatti, la potenza complessiva è di 457 cavalli e la coppia raggiunge il valore, a dir poco impressionante, di 825 Nm. Ma il vero colpo di scena arriva dai consumi. A dispetto di tutto, potenza elevata, coppia, massa, aerodinamica e quant'altro, le percorrenze dichiarate per la Explorer Plug-in Hybrid sono di 29,4 km per litro. Certo, il dato è strettamente vincolato alle circostanze e al modo di guidare l'auto, ma se si usa accortezza e se si sfruttano i 48 km percorribili a zero emissioni, il valore è del tutto realistico. Apprezzabile anche il dato delle emissioni di CO2, che si attesta sui 66 grammi per chilometro. Per ottenere il massimo da Explorer, bisogna acquisire dimestichezza con le quattro modalità di guida alle quali ormai le motorizzazioni plug-in ci hanno abituati. Quando si guida in città, l'ideale è trovarsi con le batterie completamente cariche e sfruttare così la modalità totalmente elettrica EV. Uno dei modi è quello di inserire preventivamente la funzione EV Later, che ci permette di utilizzare il solo motore elettrico e preservare le batterie. L'elettronica ci aiuta anche con la funzione EV Auto, ovvero la gestione automatica delle modalità in base allo stile di guida. Infine troviamo EV Charge per ottimizzare al meglio il recupero di energia. Ma oltre alla nostra sensibilità all'ambiente, Ford Explorer soddisfa e come anche la nostra sete di esplorazione. Lo dice il nome stesso, lo dicono le dimensioni ambiziose e l'altezza da terra promettente. Ed è a questo scopo che entrano in gioco la trazione integrale Intelligent All-Wheel Drive e il sistema Terrain Management, in grado di variare il comportamento della vettura per adeguarsi perfettamente al tipo di fondo che si sta percorrendo. Nonostante le dimensioni, la vocazione all'avventura, ai viaggi, la sua capacità di raggiungere i 230 km orari e uno sterzo particolarmente rigido, abbiamo trovato Explorer gestibile anche in città, dove, grazie al recupero energetico, dà il massimo in fatto di consumi. Il prezzo non passa inosservato, si parla di 81.000 euro. Ma lo scopo di Explorer non è certo quello di offrire un'opzione economica, semmai quello di dimostrare senza riserve quanto Ford sia in grado di ottenere dalla propria ricerca tecnologica e dalla profonda esperienza sul campo. Ci sentiamo di affermare che l'obiettivo è stato centrato.